Antonella Elia ricorda Corrado Mantoni. Non è stato solo colui che mi ha lanciata, ma il mio secondo papà. Punto. Inteneriscono le parole che, venerdì 8 giugno 2018, Antonella Elia ha pubblicato su Twitter in ricordo di Corrado Mantoni. Dopo che negli anni 90 in TV ha lavorato fianco a fianco con l'indimenticato conduttore televisivo, oggi l'ex valletta della corrida ha deciso di omaggiare così l'amato presentatore morto non pochi anni fa. Stamattina, ha scritto la Elia in rete, avevo una strana malinconia addosso. Poi mi è venuto in mente il perché. L'8 giugno 1999 ci ha salutati Corrado. Che non è stato solo colui che mi ha lanciata, ma il mio secondo papà. Mi ha forgiata con la sua ironia e il suo amore. E a me mancherà S.E.M.I.R.E. Parole sincere, che la showgirl torinese ha voluto condividere sui suoi social, anche pubblicandole a corredo di una foto che la ritrae, come ai vecchi tempi, in compagnia proprio di Corrado, e del maestro Roberto Pregadio, anche lui scomparso, il 15 novembre 2010. Corrado Mantoni, dalla morte sono passati 19 anni, punto a spiegare, perché Antonella Elia ha deciso di omaggiare Corrado Mantoni online, è stata la stessa Elia su Twitter. Oggi ricorre l'anniversario di morte di Corrado. Come ormai noto, infatti, lo storico conduttore della corrida è morto 19 anni fa. Il presentatore è scomparso in data 8 giugno 1999, all'età di 74 anni, se fosse rimasto in vita, ne avrebbe compiuti 75 il 2 agosto, e, all'epoca, anche i giornali parlarono della sua malattia, una malattia contro cui Corima lottò fino all'ultimo. Del resto, come ancora oggi in molti ricordano il popolare personaggio televisivo, morì a Roma dopo che negli ultimi mesi il cancro lo aveva debilitato, con i funerali che si tennero alla chiesa Nostra Signora del SS. Mo Sacramento e SS Martiri Canadesi in via Giovan Battista de Rossi. E ancora oggi la sua tomba si trova presso il cimitero Flaminio di Roma, dove il grande Corrado è stato sepolto. Il ritorno in Rai della corrida di Corrado.un ricordo, quello di Antonella Elia, che segue anche a quanto fatto di recente dalla Rai, e da Carlo Conti che, insieme a Corima, la società di produzione ora in mano alla moglie Marina Donato, da aprile a maggio 2018 hanno riportato a casa, sulla TV di Stato, la storica corrida di Corrado, programma ancora tanto amato dagli italiani, così come ancora tanto amato è l'apprezzato conduttore dalla voce riconoscibilissima.